I trofei Wheel Up Motoestate, protagonisti a Modena di una bella giornata di corse, grazie a gare combattute che hanno tenuto impegnato e divertito il pubblico arrivato sul circuito emiliano. Il caldo ha messo a dura prova i piloti che hanno dato il massimo sulla pista alle porte della città delle automobili di lusso. Uno show quello del Motoestate, che si conferma di grande livello per qualità e quantità dei piloti al via. La Naked nel segno di Rudy Gaggiolo. Il campione in carica, dopo essere scattato al meglio dalla pole position, è riuscito fin dalle prime tornate a staccare il capoclassifica Nicola Ruggero e correre così una gara in solitaria. Imprendibile Gaggiolo, Ruggero si è così accontentato del secondo posto che in ottica campionato gli garantisce comunque la leadership con 5 punti di vantaggio proprio su Gaggiolo. Terza posizione per Bruno Walter, vincitore della classifica over 45, davanti a Papa Gelsomino e Pier Giacomo Vitali. Nella 600 Motoestate Niccolò Rosso è partito a razzo, ma dopo un giro deve cedere la testa per un calo della sua moto. Al comando passano Manuel Perseguin, seguito da Paolo Lolli e Daniele Corradi a brevissima distanza. I tre danno vita ad un bel trenino che si protrae per tutta la gara. All'ultimo giro Paolo Lolli passa il comando in staccata, alla prima curva, ma poi Perseguin ribatte e si riporta al comando, arrivando così primo sul traguardo davanti a Lolli e Corradi. Nella moto di serie 600, affermazione per Lorenzo Villamagna, al secondo centro consecutivo, che precede Giorgio Besana e Lorenzo Taggio, bravissimo ad agguantare il podio, dopo aver passato Kim Aloisi, finito quinto, e preceduto nel finale anche da Andrea Carniglia. Nella challenge, vincitore per Aloisi, davanti a Gabriel Zappa e Michele Filippi. Nella categoria 1000 Motoestate, affermazione maiuscola per Stefano Togni, autore di una partenza non perfetta, ma bravo successivamente a rimontare e ad andare a superare il fuggitivo Francesco Fratus. Il pilota romagnolo, con la prima vittoria di stagione, guadagna la testa della classifica. Secondo in gara e quindi in campionato, Massimo Boccelli, bravissimo a sopravanzare nel finale, Francesco Fratus, buon terzo dopo un avvio roboante. Al quarto posto, al margine della zona podio, chiude il pilota di casa Gianluca Villa, che ha piegato la resistenza di Massimo Accornero. Nella moto di serie 1000, vittoria di Oscar Tavella. Il pilota piemontese ha avuto la meglio su Furio Rigamonti e Salvirex, mentre Giampaolo Cristini, il leader di campionato, ha vissuto una giornata negativa chiudendo settimo e ora in classifica è scivolato secondo a 2 punti da Oscar Tavella. Il vincitore della challenge, invece, Nicolò Ornati, sale sul gradino più alto del podio. Nella Race Attack 600 Giuseppe Tarquini ritorna al successo e piazza una perentoria doppietta con 2 gare in totale solitaria. Sul secondo gradino del podio sale Matteo Ricca, autore di 2 terzi posti di manche. Terzo assoluto Manuel Mozzachiodi, settimo e secondo rispettivamente nelle 2 gare. Luca Maggio, dopo il secondo posto iniziale che lo ha fatto ben sperare, si è fermato nella seconda manche, chiudendo così settimo. Nella challenge Bonvicini e Nardin chiudono a pari punti con una vittoria ed un secondo posto, ma la meglio ce l'ha Bonvicini per il miglior risultato, primo posto in gara 2. Nella Race Attack 1000 Mattia Puttini ottiene la prima vittoria stagionale nella Race Attack grazie ad un primo ed un secondo posto di manche e precede Massimiliano Palladino che chiude secondo con un secondo e quarto posto. Terzo posto infine per Roberto Carinelli, out nella prima sfida e vincitore della seconda. Nella challenge affermazione per Massimiliano Palladino con Fabio Signorelli e Luciano Ferrara a fargli compagnia nell'ordine dal secondo al terzo posto sul gradino del podio. La 125 Open, ultima gara della giornata, bellissima all'inizio con la lotta tra Marco Baldassarre e Stefano Raineri. Il giovanissimo pilota comasco poi, Stefano Raineri, si è fermato per un problema ai freni che l'ha visto finire in ghiaia. Baldassarre ha avuto così vita facile e ha fatto sua la gara vincendo la 125 Open. La mini Open invece è andata a Davide Suardi, che allunga in classifica, mentre in gara ha preceduto Niccolò Barbiani e Mattia Barbirato. Tra 125 Open ricordiamo anche che di fianco a Baldassarre sul podio sono saliti Simone Zamboni, secondo, e Oliviero Danelli, terzo. Il prossimo appuntamento con i trofei Wheel Up Motoestate sarà il 6-7 agosto sul circuito di Varano, per il quarto round stagionale. Per info e iscrizioni visitate il sito www.trofeimoto.it. I know I'm a sad soul.